È un grandissimo onore avere a GAM il grandissimo maestro Andrea Lovecchio, che ha scritto le più belle perle della musica italiana. Mi tocca offrirti la cena, no, lasciamo perdere. È anche simpaticissimo, perché maestro, proprio a lei si devono dei capolavori come Lucia San Siro, come Il Rumore. Adesso insomma arriveremo a parlare bene di queste tappe fondamentali della sua carriera, iniziata con il Festival Bar del 1964, giusto? Sì, giusto. Il Festival Bar del 1964 era la prima edizione e io cantavo in quel periodo e quindi partecipai e fu un bel successo. Esatto, e da lì poi quali altri lavori si sono sviluppati? E beh, da lì come cantante non ho mai avuto un grande successo, per cui invece scrivevo e poi Vilma Goic, Bobby Solo e via andare, piano piano insomma abbiamo scritto. Soltanto per citarne alcuni, sì. In una festa studentesca poi ha incontrato Roberto Vecchioni, sì. Da lì è partita la fantastica Lucia San Siro, ma anche l'inizio di un sodalizio musicale, sì, tra i più longevi della musica italiana. Abbiamo lavorato nove anni insieme, eravamo una coppia di fatto con Roberto, nel senso che ci vedevamo tutti i giorni, facevamo le vacanze insieme, uscivamo con le nostre fidanzate tutte e quattro insieme, per cui avevamo un rapporto molto, molto stretto, tutti i giorni con le nostre chitarre in mano e piano piano qualcosa nasceva. Nascevano tante belle qualcosa, creazioni, sì, effettivamente. E poi vogliamo parlare anche del suo apporto alla storia delle sigle dei cartoni animati, perché partiamo diciamo da Bia per arrivare poi a Gundam e ad Astroganga. Come è iniziata l'avventura in questo campo musicale? Sì, l'avventura è iniziata in Fonicetra, che era una casa discografica di allora, che adesso non c'è più, ma quando nacque mia figlia io scrivevo delle ninna nanne per mia figlia a casa e un discografico della Fonit sentì una di queste cose e dice: ma senti, c'è da fare una sigla per dei filmati di Tarzan, te la sentiresti di farlo? E allora, prendendo spunto da quello che faceva mia figlia, che era una piccola peste, nacque Tarzan lo fa e fu la prima e poi man mano quella ebbe successo, perché vendemmo più di 1,5 milioni di dischi. Tantissimo. Cantata da Nino Manfredi con mia figlia che faceva il bambino, quindi a 4 una grandissima anni. Soddisfazione, sì, sì. E quindi da lì poi mi cominciarono a chiedere, nacque il sodalizio con Mariano Detto, che aveva un accordo con queste ditte che facevano cartoni giapponesi. Cominciamo a scrivere un po' di cose. In collaborazione con Mariano Detto c'è la sigla di Gundam, una sigla fantastica, e a proposito c'è anche un aneddoto molto particolare che riguarda Gundam. Sì, parliamo di quel pezzo strumentale molto lungo. C'era un pezzo strumentale molto lungo e non sapevamo che fare. Mariano mi disse: bisogna inventare qualcosa, scrivi qualcosa qui, è troppo lungo. Dico: guarda, non ci penso, non ti preoccupare, ci penso io. Andai di là dove c'era il microfono e durante quell'orchestrazione fece quella famosa frase che è diventata famosa: nessuno, sì, ce la fa con Gundam. Quindi. E qui adesso anche i nostri amici telespettatori possono dire di sapere com'è nata, sì, questa sigla. E a proposito di giochi di parole, sulla sigla di Bia, Biabi e Babebi e tutto quello che poi ne segue, sì, com'è nata questa idea di fare questo slogan? Questa è nata sempre per il fatto di avere dei bambini, no? Per cui dovevi insegnare le consonanti dolci, le consonanti dure, e quindi con l'alfabeto si faceva e da lì bisognava fare la sigla per questa streghetta e utilizzai questa cosa per poi un tormentone, sì, Via dall'81 è stato il tormentone di intere, sì, generazioni. Non me l'aspettavo, ho venduto un sacco di dischi anche Via e ho avuto traduzioni in portoghese, ho scoperto stamattina perché non lo sapevo. Via diciamo è poliglotta ormai. Sì, ormai è poliglotta, sì. Tra tutte le sue sigle dei cartoni, qual è la sua preferita? Ma sicuramente Bia perché ci sono affezionati i miei figli, pensi che mio figlio ha chiamato il cane Bia. Beh, quindi è significativa come, sì, cosa. Significa. Lei adesso di cosa si sta occupando? Io adesso mi sto riposando un po', cioè nel senso che ho fatto tanta televisione, perché da
dal 74 ho fatto tutti i pezzi per la Carrà e Boncompagni mi disse vieni a Roma a fare la televisione. E quindi da allora, dal 74, sono partito facendo anche l'autore televisivo. Ho finito con i Wind Music Award un paio di mesi fa e adesso sto un attimo riposandomi perché è stancante. Siamo al Cartoon Village, caro maestro. Cosa farà in questa manifestazione? Che meraviglia, è la prima volta che io partecipo a una cosa del genere, perché non ne conoscevo nemmeno l'esistenza. Solo che il chitarrista che suona qui con la band dice guarda che c'è questa cosa, Mirko vuole conoscerti, vuole, cioè, vabbè vengo. Ed è una bella sorpresa perché sì, è tutto, insomma, è un po' come tornare bambini. Esatto, perché magari quando lei ha composto le sigle dei cartoni non avrebbe mai immaginato che a distanza di 20 o 30 anni due almeno, possiamo dirlo, due generazioni sì, restassero così appassionate di questo genere da continuare poi a celebrarlo in tutte le sue forme. Incredibile. Oggi per strada un signore addirittura mi ha messo sulle spalle per fare la foto. Che simpatia! Sì, delle cose folli veramente. Bello, molto bello. Sì. Sul palco poi, insomma, ci saranno Astroganga, Gundam. Ma no, domani via. Mi fanno cantare domani. E quindi appunto lei le canterà. Come si sente in questa versione? Solo due, canterò Bia e Tarzan lo fa. E basta, che sono quelle per le quali ho scritto anche le musiche, eccetera. Quindi quelle più complete? Sì, quelle più mie. E niente, farò quelle due indegnamente perché non sono un grande cantante, però insomma ci divertiremo. Può salutare i nostri amici telespettatori, sì, gli amici di GAM. Gli amici di GAM. Allora io vi do un grandissimo abbraccio e spero di non deludervi domani, di farvi quantomeno divertire con la presenza di questo vecchiaccio che però dentro è ancora un bimbo. Grazie e ciao a tutti. È con grandissimo piacere che sono in compagnia del maestro Luigi Albertelli, a cui si devono dei successi intramontabili della storia della musica italiana come Zingara, come La notte dei pensieri, come Ricominciamo e molti altri ancora. Maestro, quindi è con grande piacere che inizio a porgerle delle domande, perché tutti i nostri telespettatori saranno curiosissimi di sapere delle cose su di lei. Come è iniziata la sua carriera da paroliere anche? Ecco, io sono invece un autore del testo letterario. Così una volta si firmava il bollettino quando si entrava in SIAE, c'era autore del testo letterario e io sono un autore per mille canzoni ormai di testi letterari italiani, alcuni passati nella storia, alcuni che passeranno brevemente, tra poco certamente nella storia. E lei ha collaborato con tantissimi cantanti del panorama italiano, quali sono i successi suoi a cui è più legato? Allora, la nostra professione è una professione di merda, cioè che non dà molte soddisfazioni, perché in effetti quando poi si parla delle canzoni, quello che viene citato sempre è l'artista. Noi che siamo nel sottobosco dietro non veniamo più citati. Grazie infatti di questa opportunità che lei mi dà, perché io sono un autore e ci tengo a esserlo. Le mie canzoni sono notevoli. Moltissime, soprattutto non notevoli come bellezza ma come numero. E anche come bellezza, ci mancherebbe altro? Insomma, come bellezza ho avuto parecchi successi, però io sono particolarmente legato a una voce unica e che non c'è più. Sono particolarmente legato a una voce di Mia Martini, perché per lei in 3 anni ho composto 27 canzoni, ho un record. Ma comporre non vuol dire comporre dagli, lei le faceva, no, lei li sceglieva, le faceva perché li sceglieva, e questa è la più grande soddisfazione per un autore, cioè quando l'artista si fa partecipe della creazione, io dell'artista anch'io, siamo artisti certo. Minori, in tono minore, ma siamo artisti. Io non direi in tono minore, no, equivalenti. No, in tono minore perché la pubblicità non ci conosce, i media non ci conoscono, voi siete molto gentili di farmi questa intervista perché ormai speravo di morire prima che mi si riconoscesse. Io ho 84 anni, tra poco. Complimenti. Sono tuttora vivo, vegeto. Andiamo avanti veloce perché sennò si diventa troppo lunga. Dica. Va benissimo, so che Enrico Riccardi è stato uno dei suoi più grandi collaboratori. Adesso non esistono più questi connubi artistici vincenti, non riescono ad andare avanti?
lei ha messo un dito su una piaga colossale della musica leggera italiana. Allora si viaggiava a coppie, Albertelli Riccardi, Battisti Mogol e via di seguito. Perché c'era bisogno di un connubio per fare la canzone. La canzone non è una cosa che viene scritta da uno, faccio la musica e l'altro fa le parole. No, così non si fanno successi. Ci vuole questa unione, questa fusione, questo connubio, questo vivere insieme la creatività. La nostra più grande soddisfazione era dire, cazzo, stavolta abbiamo fatto un successo. Prima lo dicevamo, capisci? Cioè la nostra soddisfazione era quella. Poi pensavamo, ma chi la canta? E chi la canterà? Chi se ne frega? L'importante è che noi fossimo soddisfatti di aver fatto una cosa bella, che credevamo bella, e in effetti poi il pubblico rispondeva egregiamente. So che in un'intervista di qualche tempo fa lei ha dichiarato che la musica italiana non è più libera, che la discografia praticamente è morta. Ci vuole spiegare queste affermazioni? Non è un'affermazione, è una realtà. È una realtà. Innanzitutto la discografia è morta perché non si fanno più dischi. Chiaramente i dischi non si fanno più, c'è tutto che si compra attraverso le musica liquida che si compra su internet. È chiaro che tutto insomma non è più una cosa materica, no? Lo sappiamo. Ma non è che sia morta solo quello, è morta perché non ci sono più le coppie, non ci sono più gli artisti. E io dico che tutte queste grandi manifestazioni musicali sui quali si basano, sono molto fortunati quelli che lo fanno, perché poi l'immagine loro diventa importante e loro ci vivono. Ma la musica fa del male. Per fare della musica bella ci vuole sangue, sudore, fatica, anni e gavetta, nonché una grande manifestazione, una grande partecipazione degli autori, questi vilipesi autori di cui io faccio parte. Esatto, e a proposito di autori, voi autori insieme ai doppiatori oggi fate parte di una manifestazione dedicata ai 40 anni di Goldrick. Nel 1978 usciva infatti Goldrick con le fantastiche sigle composte da lei, quindi Uforobò e Goldrick. Ma immaginava 40 anni fa che queste sigle sarebbero rimaste nel panorama della musica italiana come degli evergreen? Allora, quando si fanno le canzoni, l'ho detto appena adesso, bisogna credersi, non solo delle scherzette, no, ci vuole un credo assoluto in quello che stai operando e sta facendo. Io ero praticamente, allora mi chiamavano il mestiere Nati Cador perché portavo fortuna. Nessuna alle cose che facevo e a chi lavorava con me. In effetti, poi dico, la fortuna viene anche aiutata dalla casualità. Questi pezzi ebbero una fortuna, ce l'hanno tuttora dopo 40 anni, perché erano pezzi liberi. Noi eravamo liberi, ci inventavamo chiaramente. Io non sapevo nulla di questo Uforobò. Sapevo, mi avevano detto che c'era, veniva dal Giappone, un cartone animato, nuovo, bellissimo. Ma non sapevo solo il nome, Uforobò. Quindi non si sapevano notizie anche sulla fortuna che avessero avuto in Giappone i cartoni giapponesi? L'abbiamo saputo dopo, abbiamo visto dopo, in conseguenza, quando poi abbiamo fatto io con Tempera Tavolazzi e con Luca Massimo delle altre canzoni, facendo addirittura un album che si sarà presentato proprio in questi giorni. Allora, la forza era questa. La ripeto, conoscere poco è inventare, se no come fai a scrivere, mangia libri cibernetica, insalata di matematica? Ecco, ma io mi riferisco anche a una prima esperienza, che l'anno precedente io ho fatto una canzone che diventò famosissima allora, nel 1977, e si chiamava Furia Cavallo del West. Non sapevo ugualmente nulla, sapevo che era un cavallo nero e basta, e che dovevo fare il brano perché dopo due giorni andavo in onda. Allora sabato notte ho fatto il testo, Malla ha cantato la domenica mattina, lunedì è partita in radio, stavolta in Rai 1, perché Uforobò è in Rai 2. È un successo clamoroso, ha fatto mi sembra più di 1.800.000 dischi, veri, veri, materici, ecco. E con Uforobò abbiamo superato il milione. Quindi diciamo delle soddisfazioni ineguagliabili. Poi nel panorama delle sigle TV, tra le sue creazioni c'è anche, a parte Uforobò, Furia e Goldrick, anche Anna dai capelli rossi, Nano Nano da Morchi e Mindy. Ecco, a proposito di Nano Nano, è molto particolare. Visto che parliamo in maniera chiara.
Allora guadagnavamo veramente tanto. Ho detto un culo di soldi, ed è vero. Molti dicono una valanga, io dicevo un culo di soldi. Perché ci vuole fortuna e soprattutto bisogna consegnare alle persone, alla gente, al popolo, che brutta parola, popolo brutto era. Alla borghesia? No, al popolo? No, no, ai ragazzi, un modo di pensare libero. La libertà per me è sempre stata una cosa fondamentale, tutte le mie canzoni ci seguono. Se c'è una bandiera, che vuol dire? Libertà, capitanarlo. E che vuol dire? Che pensavo un cuore puro, ma un cuore umano ha. Cioè queste invenzioni sono diventate un modo di dire che poi quasi tutti ci hanno copiato, veramente. Siamo i primi e restiamo i migliori, grazie. Assolutamente.